Ciao, bentornato nel mio canale YouTube dedicato all'armonica e sul mio sito internet lezionidiarmonica.it. Oggi voglio parlare con te di un aspetto molto molto importante che riguarda l'apprendimento dell'armonica, ma non solo. Questo aspetto riguarda l'apprendimento di qualsiasi disciplina, soprattutto delle discipline dove dobbiamo imparare a fare dei movimenti. Parliamo oggi della memoria muscolare. In generale però parleremo proprio di apprendimento con l'armonica, cioè dei processi che scaturiscono e che sono implicati quando noi facciamo la pratica dell'armonica per un certo periodo di tempo e soprattutto in un certo modo e che ci permettono proprio di imparare a suonare lo strumento. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale, se per caso non lo hai ancora fatto. C'è il pulsante iscriviti da premere e attiva anche la campanella così sarai sempre aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Allora, quante volte abbiamo sentito parlare di questa fantomatica memoria muscolare? Esiste davvero la memoria muscolare? Devi sapere che la frase memoria muscolare si riferisce in maniera corretta generalmente ai muscoli veri e agli atleti che si allenano per svilupparli. Però quando si tratta di discutere di discipline, di apprendimento, di discipline come le arti marziali, uno sport o qualsiasi cosa che implichi la memorizzazione di movimenti e di stati fisici, parliamo comunque di memoria muscolare. Perciò se volessimo definire questa memoria muscolare, potremmo dire che il cervello memorizza i vari movimenti che facciamo, nel nostro caso con l'armonica, e ne costruisce una mappa che è davvero molto molto dettagliata. Fermiamoci un attimo a pensare a che cosa accade quando noi suoniamo l'armonica e quindi a quante informazioni la nostra mente deve davvero recepire e memorizzare. Ci sono dei micro movimenti, sia con le mani, con i polsi, con le braccia, ma anche con la faccia, con le labbra, con la lingua, se usiamo il tone blocking. Tutti i muscoli implicati nella respirazione, compreso il diaframma. Parliamo veramente di movimenti millimetrici, se non di frazioni di millimetri. Tu pensa nel suonare questa semplice frase quante cose la mia mente ha dovuto richiamare per permettermi di eseguirla correttamente. Perciò la memoria muscolare la possiamo vedere come la memorizzazione di questa dettagliatissima mappa che il cervello fa quando, durante il tempo, ripetiamo delle cose. Questo è un concetto chiave, la ripetizione. Per sviluppare la memoria muscolare, per apprendere, noi dobbiamo ripetere le azioni un certo numero di volte e, questa è la seconda variabile che influisce pesantemente sull'apprendimento, dobbiamo ripeterlo nel tempo. Perciò non basta ripetere 100 volte oggi un esercizio, ma noi dobbiamo ripeterlo anche per 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni, finché lo metabolizziamo e lo assimiliamo. Quindi finché questa mappa per questo esercizio viene costruita. Ricapitolando, abbiamo due elementi, la ripetizione e il tempo, che messi insieme creano la memoria muscolare. Ora, un aspetto fondamentale di questo processo di creazione della memoria muscolare è che la mente non giudica. Che cosa significa? Che se io ripeto un gesto in maniera errata, e questo accade spesso, per esempio con l'armonica, quando cerco di imparare qualcosa troppo velocemente e faccio pratica di un lick, di una frase musicale, senza concentrarmi, ma cercando di farlo e di farlo il prima possibile. Chissà perché noi abbiamo questo bisogno contro il quale dobbiamo continuamente combattere. Ecco, se io mi esercito troppo velocemente, faccio dei movimenti sbagliati per cui ottengo il suono sbagliato, la mente non giudica e impara quello. Se io ripeto questo processo, quindi ripeto la frase sbagliata perché vado troppo veloce, la mente dice benissimo, questo è quello che io devo imparare e lo imparo.
un po' come fare un disegno. Se tu devi ricalcare un disegno e io ti dico fallo nel più breve tempo possibile, probabilmente il tuo disegno avrà i contorni che non sono precisi. Poi tu puoi ingrandire questo disegno e questi contorni, questi errori si vedono ancora di più. Perciò è importante praticare lentamente, perché se io pratico lentamente, do modo alla mente di avere il tempo per poter osservare esattamente tutto ciò che sto facendo e memorizzarlo. Ripeto, quando suoniamo l'armonica, noi facciamo dei micromovimenti, la lingua, l'aria che deve uscire, l'aria che deve entrare, il diaframma, la posizione delle labbra per isolare le singole note. Ci sono davvero tantissime cose che la mente deve osservare e a cui deve badare, perciò diamo a lei il tempo di farlo. Le regole sono queste: se pratichiamo bene e lentamente, otteniamo un'impronta, un'immagine nitida e precisa che va nella memoria muscolare e quando poi cerchiamo di andare più veloci, questa impronta sarà comunque precisa e riusciremo piano piano ad andare più veloci. Se noi pratichiamo velocemente e male, suoniamo male e anche se rallentiamo ci accorgiamo che facciamo gli stessi errori, perché una volta che abbiamo ripetuto l'esercizio troppe volte in maniera errata, questo ormai viene registrato così nella nostra mente. Perciò anche rallentando rimane un esercizio errato. Se noi pratichiamo velocemente e bene, questa condizione non esiste. Perché da che mondo è mondo bisogna praticare lentamente. Come posso migliorare la memoria muscolare con l'armonica? Ci sono diverse cose che possiamo fare. La prima è quella di passare da un apprendimento lineare a un apprendimento granulare. Che cosa significa? Significa che se tu, per esempio, pratichi una scala musicale così, e lo fai tante volte, va bene, suona bene, sai fare la scala musicale, ma hai appreso in maniera lineare. Se io ti dicessi di suonare le stesse note, ma in terze, così, non l'hai mai fatto, probabilmente faresti molta fatica. Che cosa significa? Che noi dobbiamo cercare di scomporre le cose che facciamo e di assimilarle, mescolando, tra virgolette, le carte e facendo le cose in modo diverso. In questo modo la nostra memoria muscolare riceve delle informazioni diverse, si creano delle reti neurali diverse, delle mappe mentali aggiuntive che vanno davvero a rendere la nostra pratica molto più efficace. Ricapitolando, apprendimento lineare, quando io continuo a fare la stessa cosa dall'inizio alla fine, la imparo in quella sequenza. Apprendimento granulare quando io quella cosa la spezzetto e riesco a farla in tutti i modi. Per esempio, grandi concertisti che studiano brani che durano 20 minuti al pianoforte non imparano solo in maniera lineare. Per far sì di non bloccarsi se fanno un piccolo errore e di poter ricominciare in qualsiasi punto essi si trovino nell'esecuzione del brano, si allenano anche in maniera granulare, quindi adesso parto dalla misura 5, faccio dalla 5 alla 9, poi mi fermo e riprendo dalla 24 e arrivo fino alla 30, poi parto dall'inizio. Ecco, questo è un ottimo modo di studiare per migliorare la memoria muscolare e l'apprendimento in generale. C'è un'altra cosa che possiamo utilizzare per migliorare la memoria muscolare e apprendere più velocemente. Un grandissimo violinista recitava: esegui un brano per intero nella mente e sarà come se tu lo avessi suonato 100 volte sul violino. Che cosa significa? Significa che quando tu riesci nella mente, anche a occhi chiusi, a visualizzare esattamente ciò che faresti con lo strumento, quindi eseguire il brano in questo caso, allora significa che veramente lo hai acquisito. L'ultimo concetto di cui voglio parlare oggi è il tempo. Ci sono degli obiettivi a medio termine e ci sono degli obiettivi a lungo termine. Cosa significa? Che alcune cose le impari in un giorno, due, altre cose richiedono comunque 15 giorni, un mese oppure diversi mesi, perché in questo caso la memoria muscolare necessita di più tempo.
tempo. Quindi non incaponiamoci a fare lo stesso esercizio 1.000 volte nello stesso giorno, quando quell'esercizio è difficile e richiede di andarci con cautela, perché richiederà comunque delle settimane. Un esempio classico è il bending. È inutile che io faccio 4 ore di bending al giorno se sono i primi giorni che provo a farlo. Mi conviene fare diverse cose e il bending arriverà con il tempo. Benissimo, questi erano i consigli che io ho voluto darti oggi per sviluppare la memoria muscolare dopo che abbiamo capito che cos'è. Segui questi consigli e vedrai che diventerai sicuramente più bravo a suonare la tua armonica, ma se applichi ciò che abbiamo visto in questo video ad altre discipline, troverai che i consigli che ti ho dato saranno comunque funzionali. Ti do appuntamento alla prossima discussione riguardante l'armonica o alla prossima lezione, alla prossima canzone. Insomma, visita il mio sito lezionidiarmonica.it e mettiti in contatto con me se vuoi imparare a suonare l'armonica. Ci vediamo presto e ti auguro buona musica.